marea di visitatori in una splendida domenica di sole ha salutato l'inaugurazione della 54esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, iniziata ufficialmente con il taglio del nastro assieme al sindaco Luca Lisi, il sottosegretario Morani, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il vicepresidente del Consiglio Minardi ed il presidente di Camera Commercio Marche, numerose autorità civili, politiche e militari. Ma prima della fatidica sforbiciata nel palco del Teatro Conti, il sindaco ha dato il benvenuto ai presenti in una cerimonia che tutti hanno commentato originale e piena di sentimento, emozionandoli con un racconto inedito attraverso alcune immagini significative delle tappe salienti di Acqualagna e della sua storia leggendaria nel mondo del tartufo. Ma a rubare la scena a tutti è stata l'entrata in platea della mega trifola da 1 kg e 143 grammi, recentemente scovato ad Acqualagna e che verrà presto spedito dall'azienda Tartufi Tofani oltreoceano ad un acquirente negli Stati Uniti d'America. Il tartufo rappresenta un'eccellenza, il tartufo rappresenta un'identità, il tartufo possiamo definirlo l'ambasciatore delle Marche, il tartufo bianco di Acqualagna l'ambasciatore delle Marche, l'ambasciatore d'Italia. Non dobbiamo mai dimenticare che la legge dell'85 riconosce ad Acqualagna la titolarità del tuber magnatum pico, il tartufo bianco pregiato. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente di Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini. Il tartufo è un prodotto che dobbiamo saper vendere, oltre ai nostri produttori, ai nostri buyer esteri, anche quelli italiani, ma per l'economia marchigiana deve essere un prodotto importante. Possiamo agganciare anche il turismo a questo prodotto, anche la rivitalizzazione delle aree interne. Vino ufficiale della manifestazione, un'altra eccellenza territoriale, il Bianchello del Metauro. Tartufo bianco di Acqualagna può diventare la punta dell'iceberg, cioè il traino dal punto di vista di brand per la promozione del territorio. Il Bianchello lo stesso a livello di eccellenza, diciamo che siamo al top, e così possiamo tranquillamente andare verso l'estero. Prima volta da sindaco, quali sono i sentimenti che l'hanno animata in questo inizio di mattinata? Allora, tanta voglia di fare, tanta soddisfazione, tanta preoccupazione perché le cose andassero bene. Sembra che tutto stia filando bene, sono contento anche della partecipazione, della presenza di personaggi molto importanti a livello politico che sicuramente ci daranno un sostegno ancora di più per questa fiera che sta sempre di più crescendo, grazie all'eleganza, grazie alla qualità, grazie all'internazionalità di Acqualagna.